i Galla erano stati conquistati dai Galli addirittura francesi, che ne so, la statuaria di Ife nigeriana era di chiara influenza ellenica, i Tutsi del Ruanda erano discendenti dell'antico Egitto, che era stato già sbiancato, ovviamente, quindi per loro gli egiziani erano tutti alti, biondi, quelli più azzurri. A questo punto hanno sistemato capricavoli, come si suol dire, no? Perché quelli rimanevano neri veri, quindi incapaci, e questi altri invece erano. Ah, quindi ci sono tanti studiosi europei che sono andati in Africa. Sicuramente avranno potuto capire se quello che vedevano corrisponde a quello che hanno capito prima di arrivare in Africa, oppure quello che l'hanno studiato. Quindi oggi è 2024. Rispetto a quello che hanno scritto prima e oggi, la visione di come l'immagine dell'Africa è concepito oppure visto nel mondo euro-occidentale, secondo te è cambiato o no? Quando Mussolini decise di associarsi, di affiancarsi, insomma, di affiancare Hitler, aveva un problema da risolvere. Infatti fondò la Rivista della Razza, in cui scienziati prezzolati, ovviamente, dovevano convincere gli italiani che il razzismo è la base dell'organizzazione statale, quindi non era una parola con una valenza negativa come sappiamo avere oggi. Che le razze erano tre, come accennavo prima, ellenica, ebraica e la nera, e che gli italiani erano assolutamente bianchi, erano assolutamente ariani e non negroidi come volevano gli scienziati americani. Allora, sempre lo strascico del razzismo scientifico impose di stabilire chi era bianco e chi era nero. E quindi dovevano fare dei recinti ben precisi. Per quanto riguarda l'Italia, tracciarono una linea che grosso modo taglia a metà Torino, okay? Per cui chi è nato a Como era sicuramente bianco, chi è nato a Genova era in between, cioè non si capiva bene, un po' nero, un po' bianco. Io, per esempio, per 4-5 km sono bianco. Intanto ti ringrazio molto, carissimo Stefano. Siamo amici da un bel po' di tempo, un paio di anni sono passati adesso. Io e te abbiamo parlato un po' di settimane fa, dove facevamo la riflessione sulla questione sia della discriminazione. Uno, ovviamente, è un'esperienza per tante persone molto vicina. E quindi abbiamo deciso di fare questa puntata oggi, anche perché questa è una cosa che mi occupa, diciamo, tutti i giorni, cioè intervistando tante persone, sia degli esperti, diciamo, i professori che trattano questi argomenti nell'università, un po' dappertutto nel mondo occidentale, cioè da Stati Uniti, Inghilterra, Canada, anche qui in Italia e anche in Africa. Perché questa è la cosa che mi occupo io, cioè di ascoltare le persone e di imparare. Ovviamente questo è partito da una ricerca che l'ho fatto qui nel Nord Italia, dove per un paio di anni ho cercato di capire qual è l'esperienza delle persone afrodiscendenti che si trova nell'Italia, che si trova nel Nord Italia soprattutto. Ovviamente da lì si è allargato l'argomento e dove adesso è puntato su afrodiscendente ovunque si trovano. Può essere in Cina, cioè abbiamo fatto anche delle interviste degli africani in Cina, cioè proprio a livello globale e cercare un po' di capire qual è la nostra esperienza anche in confronti delle persone con le quali stiamo convivendo, ovviamente.
parlo di euro-occidentale. E quindi, parlando sempre di euro-occidentale, c'è un argomento con il quale io e te abbiamo riflettuto, cioè parliamo di questa discriminazione o razzismo che le persone stanno chiedendo le domande. E da dove arriva questo? Una paura? È un'ignoranza, è un fattore culturale, e poi ovviamente si arriva anche allo schiavitù. Ovviamente magari non riusciamo a trattare tutto oggi, però possiamo fare due puntate. Cioè, lo schiavitù, le persone capiscono che cosa vuol dire queste cose, che per esempio va a condizionare il rapporto tra l'Africa e l'Europa per almeno più di 400 anni. Cioè, parliamo delle persone euro-occidentali che si sono organizzati e sono andati nelle terre di altre persone, hanno commesso omicidio, assassini, uccidendo le persone che l'hanno trovato lì, riconfigurando la loro cultura, la loro religione. Queste cose ne possiamo parlare oggi? Ha delle conseguenze? Partiamo con razzismo, la discriminazione. Da dove arriva questo, Stefano, secondo te? Allora, partiamo dal presupposto che istintivamente l'uomo è razzista, punto. Per cui, come dire, ci vuole consapevolezza, cioè prendere atto del fatto che il nostro istinto è razzistico, ok? E ragionarsi su e usare il cervello anziché l'istinto. Allora, questo mio interesse per questo tipo di discriminazione risale a tantissimi anni fa, quando ero piccolino. Perché sono cresciuto in un paese di quattro gatti e due capre, monte, e un esempio breve, però, che però mi ha segnato e mi ha portato, che mi sono portato dietro tutta la vita, insomma, che poi si è sviluppato in queste ricerche che ho fatto, eccetera, eccetera. Allora, io avevo degli amici, tra cui due fratelli che avevano un padre veneto, che allora negli anni 50 c'era stata un'alluvione, bla bla bla, quindi si erano spostati a ovest, che aveva sposato una signora della Cecoslovacchia. Ora, questa signora della Cecoslovacchia veniva chiamata in dialetto culalà, cioè quella là, perché non essendo italiana non era considerata degna di essere chiamata per nome. Io ho scoperto che questa signora si chiamava Anna parecchi anni dopo, perché con un amico siamo passati da quel paese, combinazione, e casualmente ho trovato una vecchia signora che era poi la mamma di un altro mio amico, e chiacchierando ho scoperto che quella donna si chiamava Anna. Quando io chiedevo a mia nonna o a mia madre perché, mi rispondevano che ero troppo piccolo per capire. Ecco, e poi c'era anche l'etnocentrismo. Per mia nonna, donna ignorante, quelli della Val d'Aosta erano dei selvaggi, i veneti non avevano voglia di lavorare e i lombardi bisognava, come dire, dubitare perché non erano degli ibridi, non erano né piemontesi né veneti, da Genova in giù, tutti terroni, questo era il loro modo di pensare. E questa cosa mi ha fatto riflettere molto, anche perché io sono stato un ragazzino curioso e quindi ho voluto approfondire questa cosa. E poi con l'avvento anche, come dire, della maturità e in Italia poi l'avvento dell'immigrazione, soprattutto quella africana, come dire, ha rinnovato questo mio interesse verso queste cose. Comunque, alla fine della fiera io sono arrivato a questo tipo di conclusione, che dietro, come dire, la forma di razzismo, qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo, c'è un desiderio di sopraffazione. E di come dire, rivalsa finalizzata ad avere un certo tipo di tornaconto. Nella storia, per esempio, del razzismo nei confronti degli africani, sarebbe molto da dire perché, come dire, per giustificare il razzismo. Sono state inventate tutta una serie di cose, cioè diffamare gli africani neri con una serie di esempi, come dire, falsi ovviamente,
cercando di fare avvicinare, di disumanizzare il più possibile, in modo che, come dire, questo tipo di trattamento così inumano fosse perlomeno in parte giustificato. Inoltre, molto spesso erano anche di un'altra religione, per cui, così come è successo da parte dell'Islam nei confronti dei cristiani, stessa cosa da parte cristiana nei confronti dei non cristiani, in particolare musulmani o animisti, eccetera, eccetera. E quindi dietro questo film di discriminazione si nasconde sempre un motivo di prevalenza, di interesse politico-economico, sostanzialmente. Ecco. Tutte le resto delle ideologie, tutte queste cose sono dei maquillage, diciamo così, che rivestono questa voglia primeva, che in realtà è semplicemente molto materialistica, ecco, che porta a migliorare, a aumentare il proprio potere, i propri possedimenti, il proprio potere soprattutto economico e politico, sostanzialmente. Bene, grazie mille Stefano. Quando dici che l'uomo è istintamente razzista, cosa vuoi dire? Ma voglio dire che è facile per noi cadere nel tranello come dire, dell'utilizzare una differenza di qualsiasi tipo per screditare, come dire, l'altro, visto comunque come un cioè, allora, istintivamente si tende ad avere paura di ciò che non si conosce, ok? Perché ciò che se non si conosce può essere 50% positivo, 50% negativo. Per cui se è positivo ovviamente non si ha paura, ma si ha paura del forse, della probabilità che il 50% sia qualcosa di negativo. Ecco. E questa cosa si fa, come dire, aprioristicamente, cioè senza sapere esattamente chi sia davanti. Se sia davanti, che ne so, un portatore di innovazione, un portatore di cultura, o un portatore di conoscenza, o invece qualcuno che ti priva invece di quello che ti appartiene. Per cui questa paura, come dire, c'è un adagio italiano che si dice buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Significa tu fai il bagnetto al bambino, l'acqua si sporca perché il bambino è stato pulito, ma alla fine, anziché tenere il bambino, butti via tutto quanto perché non sai bene qual è la cosa migliore. Ecco. Il meccanismo è un po' quello. Poi hanno tirato fuori un po' di tutto, dalla maledizione di Dio andando a ripescare la storia di Noè. Che non so se è nota, la posso un attimo riassumere, altrimenti mi dirai, che ne so, gli africani non hanno prodotto civiltà, l'Africa è una storia, quindi se non sono cristiani, magari anche i neri non hanno l'anima, come un tempo alcuni hanno supposto per le donne. Ecco, per cui insomma, tutte queste cose messe insieme, questa somma di caratteristiche negative, fanno sì che questi esseri considerati meno umani potevano essere trattati anche malamente senza sentirsi troppo in colpa, insomma, con il beneplacito della CIA. Anche perché sarebbe poi interessante, se avremo tempo, parlare del razzismo scientifico, che periodo in cui scienza e religione dovevano andare a braccetto, quindi la scienza non poteva contrastare, come dire, con tesi scientifiche quello che c'era scritto sulle sacre scritture. Per cui insomma è un po' un calderone dove si sono mescolate tante cose. Ma questo non è avvenuto solo da noi, è avvenuto anche da altre parti del mondo e sempre, come dire, con la lunga manus, diciamo così, dei testi sacri o della religione in sé. Grazie. Io vorrei capire una cosa da te, perché all'inizio, alla premessa, chiedevo se fosse il fatto che le persone vengono discriminate contro, ovviamente parlo dell'afrodiscendenti che si trovano nel mondo occidentale, e quindi aiutami a capire una cosa. Il fatto che le persone non occidentali o non euro-occidentali vengono discriminati contro, tu la vedi come una questione culturale o è una cosa che possiamo capire in un'altra maniera? Allora, parliamo dell'Italia, ok? Ti posso raccontare una cosa che secondo me la dice lunga. La dice lunga su cosa? Su quanto un certo tipo di propaganda, di politica, di, come dire, di diffusione di anche false verità
comunque insomma di posso dire di conoscenza, di informazione distorta, possa appunto condizionare la mente delle persone che non vuole approfondire. Allora, tu sai benissimo che io ho abitato a Milano più di 50 anni, ok? Per cui andando indietro nel tempo, all'inizio dell'immigrazione africana, quindi ti parlo del 80, 88, 89, 91, una cosa di questo genere. Anzi, prima del 91, perché c'è stata la prima legge Martelli sull'immigrazione, perché si poteva arrivare in Italia con un semplice visto turistico, poi quando il visto terminava, se tu non rientravi nel tuo paese, non esisteva neanche la situazione, lo stato di clandestino, non eri proprio, punto. Vabbè, a parte questo. Quindi all'epoca, non avendo documenti, non potevano lavorare, la maggior parte degli immigrati africani, che erano per lo più senegalesi, maliani, guineani, poi qualche volta basta sostanzialmente. Cosa facevano? Vendevano, e a Milano molto nelle metropolitane. Allora, io mi ricordo molto bene, perché già allora, come dire, ero spesso con questi ragazzi per capire come vivevano, eccetera, eccetera. Mi ricordo le stazioni più importanti, come quella di Cadorna, come quella di Loreto, per esempio. Ecco, c'erano questi venditori col tappetino per terra, con le loro cose, facevano 3-4 file uno davanti all'altro, lasciando uno spazio per passare veramente stretto. Che quindi durante le ore della rush hour, cioè quando la gente andava al lavoro, eccetera, eccetera, insomma, effettivamente stringevano moltissimo il passaggio, rendendo il fluire delle persone anche abbastanza scomodo. Bene, io ho visto personalmente più di una volta quando la polizia scendeva giù cercando di mandarli via, insomma, di fare più largo alla gente, gli italiani, uomini, donne, ragazzini, fare barriera, va bene, per proteggere queste persone e dire ai poliziotti: lasciateli stare, che questi sono bravi ragazzi, non ci danno fastidio. Quando i poliziotti dicevano: "No, vedete che non mi lasciano passare, che lì hanno stretto tutto il corridoio", loro rispondevano: "È un po' stretto, sì, ma noi ci passiamo lo stesso, lasciateli stare." Ora, questo che cosa ci insegna? Ci insegna che allora si respirava un'altra aria, cioè, innanzitutto non c'era un pregiudizio così diffuso, ma soprattutto si guardava a questa ondata di novità, di nuove persone, con un approccio positivo, di curiosità, come gente che può portare delle cose interessanti, che può farci scoprire delle cose nuove. Poi, per carità, qualche fenomeno di razzismo c'è sempre stato, però sostanzialmente era così. Io mi ricordo in corso Buenos Aires, che è questa strada commerciale importante di Milano, dove appunto anche lì facevano il loro tappetino molti africani. All'epoca, negli anni 80, le cose andavano molto bene economicamente per l'Italia, e ricordo tantissime persone che compravano da questi ragazzi delle cose totalmente inutili, tipo il vasettino col fiore con la batteria dentro, che accendendolo faceva una musichetta, il fiore ballava, oppure il portachiavi che c'era la musichetta, insomma, una serie di cose praticamente inutili, le compravano. E all'epoca, dare a questi ragazzi 10.000 lire, che potrebbe corrispondere a 10 euro di adesso, era una cosa normale, per cui compravano sta roba, poi o la buttavano o la regalavano a un bambino, o cose di questo genere. Ecco, oggi vedere qualcuno che tira fuori 5 euro, non dico 10 euro, 5 euro è già molto più difficile. Ma soprattutto c'è questa diffidenza, c'è questa paura. Mi raccontava un amico, per esempio Mustafa, lui alto, insomma, a caso africano lungo lungo, alto quasi 2 metri, che mi raccontava che un giorno tornava dal lavoro e davanti a lui c'era una signora, una vecchietta, diceva, piccolina, e dopo un po' si è stupito, perché diceva: "Come, io sono alto, cammino veloce, questa mi è sempre davanti." Allora, guardando bene, ha scoperto che questa cercava di camminare molto velocemente, ogni tanto si voltava verso di lui perché aveva paura di lui. E dopodiché ha trovato scampo, inventandosi una conoscenza, perché attraversando la strada ha alzato la mano,
chiamando una persona che in realtà non c'era, per cui questo avrebbe dovuto, come dire, mettere in difficoltà l'eventuale assalitore, e quindi si salva. Ecco, questo è un esempio di paura ingiustificata, cioè questa signora è vista vicino a uno che se ne andava per i fatti suoi, semplicemente che era nero, lei probabilmente era il primo nero che vedeva nella sua vita o chissà cosa avevano raccontato di queste persone e quindi ha pensato che fosse un malintenzionato, totalmente ingiustificato, ovviamente. Ecco, questi sono un po' i meccanismi. Per cui noi partiamo da un'Italia tutto sommato ben intenzionata, poi ecco, non dimentichiamoci, per esempio, io ricordo un giorno Berlusconi, in un'intervista, disse: ah, sono passato da Milano, sembra di essere in Africa, è pieno di negri da tutte le parti, usando questo termine quando era già un termine, come dire, rovinato. Qui apro una parentesi. Dovete sapere, soprattutto tu che non sei italiano, obbedi, la negro è sempre stata usata anche da persone colte, non era offensiva, indicava semplicemente, no, come in spagnolo c'è negro per il colore, negro per la persona, in italiano c'erano i due termini, nero e negro. Era un po' uno strascico, se vogliamo, del colonialismo, ma in realtà le persone coltissime e, come dire, attentissimi sul piano sociale, come per Paolo Pasolini, per esempio, quando fece una relazione sul suo primo viaggio in America, descrisse i vari tipi di americani e poi commentò gli americani di origine africana come e poi l'adorabile faccia del negro, no? Ecco, quindi era una parola che si poteva usare. Ma quando la usò invece Berlusconi era già una parola che si era, diciamo, sporcata. Per cui dietro questa cosa c'era un atteggiamento sprezzante comunque, no? Come se fosse disdicevole vedere degli africani in giro per la città. Ecco, di questi episodi la storia nostra è stracolma. E quindi è un po' come, voglio dire, un virus che lentamente si insinua nella mente delle persone e lì prolifica. Io stesso, per esempio, dato che come tu sai, frequento africani da decine d'anni, spesso mi sono sentito domandare: ma come mai? Cosa ci trovi di così interessante negli africani? E io rispondevo: e tu cosa ci trovi così tanto interessante negli indiani, visto che pratichi yoga e ti interessi di filosofie asiatiche? E io mi interesso di africani perché gli africani ci sono. Uno, due, poi non mi interessa di africani, perché l'Africa è un continente immenso, ci stanno dentro 3 volte l'Europa, figuriamoci, 54 stati, si parlano più di quasi 3.000 lingue, figurati, parlare di africani è una cosa assolutamente che non ha nessun senso. Infatti, secondo alcuni studiosi, come si dice, l'Africa è di fatto un'invenzione del continente, perché l'Africa, come la intendiamo noi occidentali, non esiste, no? E quindi la cosa stupisce, cioè considerato strano, ma fa secondo me parte questa cosa di un arrière-pensée, come dicono i francesi, che fa sì che quelle parlate in Africa sono dei dialetti. Per cui se io dico il tedesco è un dialetto, ma la gente cosa dice? È una lingua. Se invece io dico che l'Ewe, piuttosto che lo Swahili, piuttosto che il Wolof, è una lingua. Ah, loro, ma gli stessi africani sono talmente condizionati, più spesso li ho ripresi, dicevano: ah, nel mio dialetto che si dice che no, il dialetto è un accidente, la tua è una lingua, poi all'interno della tua lingua ci sono anche i dialetti. Uno. Due, noi in Europa abbiamo i popoli, in Africa ci sono le tribù, le etnie. Cosa vuol dire le etnie? La cultura europea è scientifica, mentre quella africana è primitiva e infantile. Le credenze nostre sono le grandi religioni, quelle africane sono le religioni dell'animismo. In Africa c'è la magia, da noi invece abbiamo una mentalità scientifica, come se gli italiani o anche gli altri
non spendessero un sacco di soldi in cartomantile dall'oroscopo e tutte queste cose. Ecco, c'è questo è il senza rendersi, io capisco che molta gente sia in buona fede, non ci pensi, ma in realtà questo è lo sguardo, ecco, dell'italiano medio verso l'africano. Grazie, grazie mille. Sì, avremo sicuramente l'occasione di toccare ognuno di questi elementi che l'hai sottolineato, cioè parlando del colonialismo, cioè arriviamo lì. Quindi tu, in una maniera molto semplice, il discorso del razzismo, tu la vedi come culturale, sì o no? Sì. È culturale. Sì, assolutamente sì. Diciamo così, parte da un istinto di autoprotezione, se vogliamo, che però alla fine è culturale, perché basta usare il cervello. Bene. Allora, se è culturale, da quando è diventato culturale? Da quando è rimasto sempre culturale? Diciamo, per quanto riguarda, diciamo, il mondo occidentale, sì, ecco. Sai, basta guardare come si autodefinivano la maggior parte dei popoli nell'antichità, vuol dire gli antichi egizi si chiamavano remetu, cioè gli uomini, i greci chiamavano gli altri barbari, cioè che non parlava, che balbuzienti significa. Quindi c'è sempre stato questo atteggiamento di, come dire, di disprezzo nei confronti dell'altro, quindi fa parte della storia dell'uomo. Non mi stupisco più di tot, anche se la cosa non si dice, non è bella da dire. E poi non dimentichiamo che secondo me molto importante è l'aspetto, nell'epoca moderna, l'aspetto scientifico. Prima ti accennavo al razzismo scientifico, se me lo permetti volevo spendere due parole. Vai. Allora, oggi come oggi la parola razzismo fa paura, ok? Ma se facciamo un passo indietro, senza andare tanto indietro, il razzismo scientifico che cos'era? Era il portato delle scienze naturali che imponevano di catalogare tutti gli esseri viventi, quindi dai vegetali agli animali, ovviamente all'essere umano, in razze. Per quanto riguarda l'uomo, andarono dalle tre razze, quelle di Mussolini, per esempio, che aveva stabilito che c'era l'ebrea, la nera e l'ariana, gli asiatici. Si era dimenticato per strada, forse, non so, e ad altri che arrivano addirittura al 200, e quindi non si sono mai messi d'accordo, anche perché poi la scienza ha detto la sua, se avremo tempo ne parleremo. Come dicevo prima, la scienza e la religione devono andare a braccetto. Allora, tutta questa cosa della discriminazione dei neri, la giustificazione prima, sostanzialmente, è stata vista come una indicazione divina. Cioè la Bibbia racconta che un giorno Noè, quello dell'arca del diluvio, si è addormentato ubriaco, nudo. Allora Chem, uno dei figli, l'ha visto e si è messo a ridere e se n'è andato. Gli altri due figli invece, Sed e Jafet, lo hanno visto e allora hanno preso una coperta, retrocedendo per non vedere le nudità, lo hanno coperto. Il giorno dopo Noè si sveglia, viene a sapere tutta la storia, benedice i due figli che l'hanno coperto dicendo voi siete protetti da Dio, bla 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 bla, e quell'altro gli dice invece tu sarai maledetto, andrai a bruciare, non si capisce bene dove, nelle terre più arse, perché sei stato maledetto da Dio. Ecco, da questa cosa, che è appunto pura narrazione, tra l'altro poi non è stato neanche Cam, è stato Canam il figlio in realtà che lo ha deciso, ma a parte questo, uno svarione, come si dice in gergo interpretativo, come dire, è stato interpretato come una sorta di imprimatur divino per stabilire che i neri erano stati, come dire, maledetti da Dio e quindi potevano fare quello che vogliamo, insomma. Per cui dietro le spalle, tornando al discorso tuo che facevi, dietro le spalle c'è questa cosa, anche che, voglio dire, in un paese, diciamo, un continente dominato dal cristianesimo, ovviamente questa cosa ben confezionata e ben,
come dire, propagandata, ha avuto il suo effetto. Sarà molto, tra virgolette, utile, diciamo, alla causa di chi voleva sfruttare gli africani per fare le cose che hanno fatto. Quindi, quando si parla di una questione culturale, non si parla solo di come le cose, cioè la cultura è il frutto, è il risultato di tutta una serie di azioni e di esperienze, ok? Ognuno di noi nasciamo senza cultura, poi in base alla vita che conduciamo, le esperienze che abbiamo, gli studi che seguiamo, eccetera, eccetera, si forma la nostra persona. E nella persona, la persona è fatta anche di cultura, soprattutto di cultura, la personalità. E quindi tutti questi elementi hanno contribuito a creare un modo di sentire, diciamo così, generalizzato, che a parte qualche illuminato, colpito più o meno tutti quanti, insomma, negli anni, nei secoli, nei decenni. Grazie. E quindi questo, diciamo, è un immaginario euro-occidentale. Quando vedono gli africani, pensano che l'hanno già capito chi sono questi africani. E poi, ovviamente, adesso possiamo entrare, diciamo, nel discorso del colonialismo. Poi facciamo un tipo giro anche da questione della paura delle persone che stiamo identificando come persone oppure come oggetti. Ah, quindi ci sono tanti studiosi europei che sono andati in Africa e sicuramente avranno potuto capire se quello che vedevano corrisponde a quello che hanno capito prima di arrivare in Africa oppure quello che l'hanno studiato. E quindi oggi è 2024. Rispetto a quello che hanno scritto prima e oggi, la visione di come l'immagine dell'Africa è concepito oppure visto nel mondo euro-occidentale, secondo te è cambiato o no? Sta cambiando per fortuna, sì. Però se mi permetti, parto dalla prima parte della tua, tra virgolette, domanda, tua considerazione e arrivo all'ultima parte. Allora, come dicevi tu, in Europa, in seguito a una serie di robe che se vuoi ne parliamo, era emersa. Come dire, emersa, era stato, si è diffusa un'idea dell'africano inetto, incapace di produrre cultura, civiltà, eccetera, eccetera. E quindi funzionava la storia di Cam maledetto, bla bla bla, erano tutti contenti, tutti a posto. A un certo punto, però, muovendosi, gli esploratori, i viaggiatori hanno cominciato a incontrare popoli che avevano sviluppato società complesse. E quindi i conti non tornavano più. Come se questi qui sono dei selvaggi che non sanno fare niente, adesso questi qui invece. E allora che cosa hanno fatto? Hanno inventato una nuova razza, i finti negri, cioè i cosiddetti camiti sono diventati i hamiti, che erano di fatto delle persone che sembravano nere, cioè, o meglio che erano nere dall'interno, da fuori, ma all'interno erano bianche. E lì hanno, come dire, addirittura fatto delle ricerche inventate, ovviamente, stabilendo appunto quale tipo di popolo occidentale, europeo, aveva, come dire, conquistato questi popoli portandoli a quel grado di civiltà. E i Galla erano stati conquistati dai Galli addirittura francesi, che ne so, la statuaria di Ife nigeriana era di chiara influenza ellenica, i Tutsi del Ruanda erano discendenti dell'antico Egitto, che era stato già sbiancato, ovviamente, quindi per loro gli egiziani erano tutti alti, biondi con gli occhi azzurri. A questo punto hanno sistemato capricavoli, come si suol dire, no? Perché quelli rimanevano neri veri, quindi incapaci, e questi altri invece erano dei bianchi. Mi piacerebbe farti vedere una fotografia se riesco, però non so come si fa così. Comunque, sono questa foto fa parte dell'enciclopedia degli anni 50, che io ho, tra l'altro, dove ci sono questi Intore, che sono i danzatori ruandesi e Tutsi, e la didascalia dice, te la leggo,
La didascalia della tavola 4 dell'Enciclopedia Popoli Razze recita: danza con l'arco dei nobili Tutsi, Watutsi Ruando Urundi. Nonostante il colore scuro della loro pelle, i Tutsi non sono negri, ma discendenti di uno stato Hamita. Ecco. Adesso questa cosa fa ridere, ovviamente, però è assolutamente riso amaro, però fa ridere, insomma. Però questa era scienza, il famoso razzismo scientifico, capito? E questa cosa, voglio dire, Barbugliani, che è un grande genetista, dice che come dire, l'idea del razzismo è talmente connaturato in noi che non può andare via in 5 minuti, perché, come dire, è quasi entrato nel nostro DNA. Ci vuole molto tempo, molta cultura, molta volontà, molto studio e molta partecipazione, soprattutto. Perché è così, insomma. Però adesso mi sono dimenticato la seconda parte della tua domanda. No, vabbè, comunque vai avanti, noi siamo qui, non siamo in fretta, quindi la domanda forse arriverà in un'altra maniera. Però è interessante quello che stai dicendo, anzi è quello che stiamo trovando, cioè parlando con diversi esperti, perché per noi è importante cercare di capire l'Europa o l'era occidentale come ci vedono. Così stiamo cercando di vedere come possiamo funzionare assieme come persone, perché dentro la coscienza africana, cioè parlo, diciamo, la filosofia africana, l'Europa non è visto come uno completamente a parte. Tutti noi siamo assieme in questa barca della vita. Quindi per la filosofia africana l'Europa non sarebbe da trattare come da eliminare. È nella filosofia europea che l'Africa è un nemico. E quindi il lavoro da fare è cercare di capire come possiamo andare avanti. Comunque, ognuno paga per le sue errori. Ovviamente è vero che dentro la coscienza delle persone, diciamo della politica, l'euro occidentale, c'è la paura che l'Africa si vendica. Per questa paura, che non è ancora fondato, si sta formalizzando tantissime strategie per far sì che questo non accade. Perché? Perché in qualche maniera qualcuno in Europa o nel mondo dell'euro occidentale hanno capito che quello che l'hanno fatto in Africa o contro gli africani è sbagliato. Però queste persone non sono disposti a dire scusa, non sono disposti a accettare che l'hanno sbagliato. Invece cercano di formare tantissime altre storie per dire no, ma non è stato così. Cioè, quindi stanno formalizzando un contrattacco. Non di dire ok, vabbè, l'abbiamo sbagliato, come per esempio in Sudafrica alla fine dell'apartheid, dove le persone si sono sedute e ha detto vabbè, l'abbiamo fatto questo sbaglio, come possiamo andare avanti? Quindi il discorso è che possiamo veramente vedere la realtà di quello che è successo e accettare la responsabilità di quello che l'abbiamo fatto? Quindi la domanda ti faccio così. Dopo gli anni, questi altri studiosi europei hanno capito che in realtà la fasulla che l'hanno fatto sull'Africa non è reale, anzi non è più sopportabile, non è più giustificabile. Secondo te, hanno mai chiesto scusa? Hanno mai veramente pubblicamente reso conto che questo è sbagliato? Secondo me lo sanno benissimo, ma si guardano bene ad ammetterlo e hanno paura, come dici tu, di ammetterlo, perché questo significherebbe, da un certo punto di vista, un disastro, sia dal punto di vista morale, probabilmente anche dal punto di vista economico. Perché tu mi insegni che, voglio dire, senza andare a parlare di tutta l'Africa, basta parlare del Congo, la Repubblica del Congo, voglio dire, le risorse del Congo, se venissero utilizzate in maniera normale, cioè con un criterio occidentale, diciamo così, imprenditoriale occidentale, probabilmente creerebbero una grossa frattura, diciamo così, creerebbero un grosso danno all'economia mondiale. Per cui figuriamoci se mettiamo insieme tutta l'Africa. E dopodiché io ho un'idea, non so in che misura sia realizzabile, visto che la documentazione comunque esiste, anche a livello fotografico, cioè basta, senza andare tanto lontano, prendere le foto del Congo quando era Congo belga, no? Che era il giardino privato di Re Leopoldo II
Belgio, e ci sono praticamente l'oro di allora era il caucciù, la gomma, per cui gli africani erano obbligati a raccogliere, chi non raccoglieva abbastanza veniva punito, ma come? Col taglio delle mani o addirittura dei piedi. E ci sono le fotografie di questi coloni belgi, con questi africani, questi congolesi, con in mano addirittura le mani degli altri, no? Ce ne sono tante, oppure in foto di africani amputati. C'è una foto tremenda, per esempio, di un francese, credo sia un francese, non lo so, che ha un bastone in mano, con impalato con sopra una testa e un braccio di un principe, un aspirante al trono, diciamo così, senegalese in questo caso, con un certo Jerry Giordella, cioè sono cose raccapriccianti, però si può, per non parlare poi delle foto che girano intorno alla segregazione americana, voglio dire, c'è una foto raccapricciante dove c'è un uomo o più di uno, non ricordo neanche, appeso un albero, impiccato con tutta la gente che guarda e i bambini, i ragazzini di 10 anni che guardano sorridenti, per dire, per cui basterebbe trovare il modo di fare, di informare, di far sapere alla gente le cose che sono state fatte, e soprattutto una cosa importante, secondo me, sarebbe anche quella di far conoscere, cosa che pochi africani conoscono, la storia dei loro grandi regni. Perché molto spesso, sappiamo, tu poi sei africano, probabilmente mi puoi dare conferma, molto spesso i governi mantengono volutamente il popolo ignorante, con un basso tipo di scolarizzazione, perché gli puoi raccontare quello che vuoi. E quindi gli stessi africani molto spesso non conoscono la loro storia, gli africani dei vari paesi. Secondo me questo potrebbe servire a dare loro quella dignità che tanto cercano e che fanno fatica a trovare semplicemente perché non conoscono, e soprattutto far sapere dall'altra parte, cioè gli occidentali, che l'Africa, come tutte le altre parti del mondo, ha prodotto società complesse, fatte di letteratura, di arte, di conoscenza, di studio, eccetera, eccetera. Però manca una volontà scientifica. Purtroppo siamo in una situazione in cui l'ideologia, l'idea, la scienza bianca, tra virgolette, è quella giusta. Quella nera è un po' per colpa anche degli africani, perché soprattutto americani, perché molti afrocentristi cosiddetti, si inventano delle storie che veramente non hanno nessun fondamento scientifico, pur di elevare un pochino la loro immagine, e facendo questo invalidano, diciamo così, il lavoro serio di altri ricercatori africani o di origine africana, che invece hanno fatto degli studi approfonditi e sono in grado di documentare fatti ed avvenimenti realmente accaduti, insomma. Forse non so come si possa fare questo, però magari unendoci. Beh, in realtà si sta già facendo, solo che ci vuole tante persone che salgono su questo, su questa scala, perché il lavoro veramente va fatto, anzi è per quello che siamo qui, no? A parlare di queste. Sto facendo tantissimo, ho visto tutte le tematiche del tuo sito, veramente stai facendo tantissimo. Però ci vorrebbero tanti, tanti, tanti obiettivi. Grazie, grazie. No, no, nel senso, è importante che il lavoro la facciamo, cioè ne discutiamo, ne possiamo parlare, parliamo di queste cose. Magari più le persone sanno di queste cose, più possono fare una decisione, diciamo, più umano. Quello che noi stiamo chiedendo è di trattare le persone come essere umano, no, no, non di più di quello. È perché, intanto, quello che, per esempio, nella coscienza europei, quello che non è ancora in grado di fare negli ultimi 400 anni, anzi 500 anni, da quando l'Europa ha potuto mettere Africa sotto ginocchio, è di vedere gli africani come persone. L'Europa o l'euro occidentale non vede gli africani come persone. Però il punto è che la storia tra l'Africa e l'Europa non è cominciata 500 anni fa. Quindi
Quindi non è che è partito dallo schiavitù oppure dal colonialismo, non è lì che è cominciato. Ma le persone devono capire che anche nell'antica cultura egiziana c'erano anche delle persone dell'Europa che arrivano. Perché? Perché Egitto si trova nel mondo mediterraneo. E poi un'altra cosa da chiarire, il mondo mediterraneo non è l'Europa. Il Certo. mondo mediterraneo è il mondo mediterraneo, vuol dire che in tutta quella zona che si chiama Mediterraneo è Mediterraneo. Se tu vuoi dire che il Mediterraneo è l'Europa, il Mediterraneo è anche l'Africa. Cioè, Certo, questo certo. vuol dire che le persone che vivono in tutta quell'isola, compreso l'Italia, hanno avuto il tempo di incontrare, vedersi, attraversare il mare, cioè. Quelli che si trovano in Africa arrivano in Europa, quelli che si trovano in Europa possono arrivare in Africa per migliaia e migliaia di anni, anche prima della Roma. Cioè, Certo. voglio dire che non è la prima volta che ci siamo incontrati. Sì, sono d'accordo con te. Basti dire che, allora, due cose ti voglio dire. Una che mi ha molto colpito, anni fa sono stato a Roma in una televisione per un'intervista, qualcosa 2000, non so, credo fosse una roba del Vaticano, non so. Comunque entrando c'era una cartina geografica che io non riuscivo a identificare, perché noi siamo abituati a vedere l'Africa, l'Europa, le due Americhe, l'Asia, eccetera, eccetera. Poi guardando bene mi sono accorto che cos'era. Era una zoomata sul Mediterraneo, cioè Europa del Sud, quindi Grecia, parte dell'Italia, parte della Spagna e Africa del Nord, Egitto, eccetera, eccetera. E quella era una cartina antica, la riproduzione di una cartina antica relativa al mercato, diciamo così, mediterraneo di allora. Quello era il centro del mondo, come dici tu, Africa e Europa uniti insieme, ma non l'Europa di oggi. Da un certo livello in su non esisteva civiltà, erano dei selvaggi, ma la civiltà si era sviluppata intorno al Mediterraneo. E questo ci fa capire parecchio su questa cosa. Grazie. E poi torniamo sempre lì, il discorso di come le persone vengono visti. Perché prima tu dicevi che la questione del razzismo è fatto culturale dell'euro-occidentale. E quindi è una cosa che va capito veramente. È come possiamo comportarci in modo che tu non vieni accusato di una cosa che non hai fatto. Cioè, tu sei africano, tu sei automaticamente colpevole di essere criminale, di essere identificato come un crimine a base di come l'Europa ti vede. Certo. Nessuno è interessato a chiedere: ma tu chi sei? Questo è una cosa inventata sotto quale dobbiamo per forza adattarci. Come essere umano, qualche volta sbagliamo. Però a un certo punto tu riconosci che tu hai sbagliato. Non è che tu devi inventare tutte le storie per giustificare il tuo sbaglio, in modo che il tuo sbaglio diventa la realtà. Ecco come noi africani vediamo l'Europa. Cercano di raccontare altre cose per giustificare quei sbagli, in modo che tutte le persone devono comportarsi, piegarsi per riflettere quel sbaglio. Hai assolutamente ragione, condivido pienamente. Purtroppo, come dicevamo prima, è portato di tante cose, di tante falsità, di anche quello che parlavi prima, no? Giustamente tu parlavi del mercato incentrato sull'Africa e Sud Europa. Cioè, se tu vai ad Abu Simbel, a Karnak, in Egitto, per esempio, i Shardana, è da cui deriva Sardegna, i principi Dan, che erano anche dei mercenari, facilmente riconoscibili per il loro elmo con le cornette, un certo tipo di scudo. E lì sono raffigurati in schiera proprio, perché erano semplicemente dei prezzolati. Quindi cosa significa? Che la gente viaggiava. Alessandro Magno è arrivato quasi fino in Cina, voglio dire, quindi insomma, ecco. Quindi non possiamo pensare che l'Africa era lì e l'Europa era là, eccetera, eccetera. Come dici tu, è uno scambio. Dopodiché questa cosa della mea culpa, diciamo,
è molto importante. Forse potrebbe servire, far conoscere discriminazioni che noi italiani abbiamo subito. Per esempio, una cosa che non molti sanno, che quando Mussolini decise di associarsi, di affiancarsi, insomma, di affiancare Hitler, aveva un problema da risolvere. Infatti fondò la Rivista della Razza, in cui scienziati prezzolati, ovviamente, dovevano convincere gli italiani che il razzismo è la base dell'organizzazione statale, quindi non era una parola con una valenza negativa come sappiamo avere oggi, che le razze erano tre, come accennavo prima, l'ellenica, l'ebraica e la nera, e che gli italiani erano assolutamente erano assolutamente bianchi, erano assolutamente ariani e non negroidi come volevano gli scienziati americani. Allora, sempre lo strascico del razzismo scientifico impose di stabilire chi era bianco e chi era nero, e quindi dovevano fare dei recinti ben precisi. Per quanto riguarda l'Italia, tracciarono una linea che grossomodo taglia a metà Torino, ok? Per cui chi è nato a Como era sicuramente bianco, chi era nato a Genova era in between, cioè non si capiva bene, un po' nero, un po' bianco. Io, per esempio, per 4-5 chilometri sono bianco, sono nato a Casale Monferrato, che proprio a 5-6 chilometri sopra questa linea ideale. Se no, sarei stato negroide anch'io, se fossi nato ad Alessandria, per esempio. Ecco. Ma questa cosa che ci fa ridere, e in realtà è anche avallata da un famoso processo di un certo Jim Rollins, un americano che viveva a Morussorie, cioè come se fosse la moglie, con una donna bianca, certa Edith LaVue. L'accusa fu di misgeneration, cioè di mettere al mondo un figlio meticcio e quindi di sporcare la razza bianca. Rollins, che era nero ma non cretino, fece delle ricerche e si scoprì che questa Edith LaVue, in realtà si chiamava Edith LaVue, era siciliana, e quindi decadero i termini di reato perché non si potevano, io ho anche il testo in inglese proprio dell'ufficiale, non si poteva stabilire che Edith LaVue fosse bianca, e quindi decadero i termini di reato. Ecco, Mussolini aveva questo problema, per cui anche noi siamo stati discriminati in questo senso, proprio per la negritude, come diceva Leopold Sédar Senghor. Ecco, forse, magari facendo un po' di mea culpa, oltre che andare a frugare tra i crimini esecrabili e gli orrori portati dal colonialismo e dalla schiavitù, dovremmo anche andare a vedere come noi venivamo visti. Non so, ci sono delle illustrazioni degli italiani che arrivano dalla nave verso l'America e sono raffigurati come dei ratti con in bocca un coltello e una fascia in testa con scritto mafia, per esempio, no? C'è un articolo dove dice Cano, appunto, gli italiani sono meglio, sono peggio dei neri. Quindi, insomma, discriminazione abbiamo avuto anche noi. Probabilmente sulla scorta di questo nostro passato, questa nostra storia, dovremmo essere un pochino più attenti, quantomeno porci la domanda: ma è vero o non è vero che bisogna essere, avere paura, assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone di pelle scura, o è una roba così, no? Perché se no, a sto punto, si può dire che i neri sono così, mentre chi ha i capelli rossi sa cos'ha, piuttosto che biondi o di questo genere, no? Così come, per dire, Malcolm X diceva che i bianchi con gli occhi azzurri hanno gli occhi da demone, vuol dire, cioè poi le cose si ribaltano, insomma. Però quello che tu hai detto è molto importante ed è vero, c'è questa idea diffusa, ma soprattutto
ti dico una cosa ancora più grave. Secondo me, la cosa ancora più grave è che chi ha più bisogno, quindi chi è più razzista, chi è più portato verso la discriminazione, non ha voglia di informarsi. Cioè, forse perché teme che il suo, come dire, la sua posizione, le sue condizioni crollino, e con esse anche tutto il suo status, diciamo così, culturale, forse, non lo so. Io ne ho vissute diverse, per esempio una moglie di un amico, notoriamente fascistoidi, un giorno ho detto, io non sono razzista, ma non andrei mai da un medico nero, da un ginecologo nero. E ho risposto, ma scusa, tu il medico lo scegli per la sua capacità, per la fama, per la notorietà, eccetera, eccetera, in base al colore dei capelli, degli occhi o della pelle. E no, ma sai, bla bla bla. Oppure un'altra volta siamo convinti ad andare a un ristorante africano con il marito, e abbiamo mangiato e alla fine uscendo lei mi ha ringraziato, è stata una bella serata, qui là abbiamo mangiato benissimo, bla bla bla. Ti ringrazio perché sai, io e... ha detto il nome del marito, che non ripeto, vorremmo ringraziarti perché qui non avremmo mai avuto il coraggio, io non avrei mai avuto il coraggio di entrare. Detto, ma perché? Perché ci sono i neri? No, ma sai com'è? Qui là non sono abituata. Detto, vabbè, non sei abituata ai neri? Allora perché ai ristoranti cinesi ci vai da sola? Che sono molto più lontani dagli africani? Ovviamente non ha saputo rispondermi. Perché? L'unica risposta è perché sì. Quindi dietro il perché sì significa che non c'è una motivazione precisa, ma semplicemente l'assunzione di fare propria un'idea, un pensiero che arriva da altri, da chissà dove, che forse anche per pigrizia fai prima ad assimilarlo, piuttosto che a cercare i motivi, a cercare di scandagliare se hanno le fondamenta scientifiche o di altro tipo. E credo che il problema sia sostanzialmente questo. Sì. Quel problema è veramente enorme. È un problema anche di incongruenza, nel senso che quello che si è stato stabilito è falso. E quindi la domanda è, quindi l'euro occidentale sta vivendo in una falsità, oppure quello che sta vivendo è una realtà? Cerchiamo di vedere un po' la mappa geografica. Questo è il mondo mediterraneo, no? Sì. E quindi, quale di questo è bianco e cosa è nero lì? Cioè, nel senso, perché se vediamo l'Italia, l'Italia è una parte è già dentro l'Africa. Non è chiaro. Perché anche Hitler, quando Hitler stava stabilendo le sue idee di occhio azzurro, ma io non ho ancora visto un documento che stabilisce che Hitler in sé aveva l'occhio azzurro. Uno, due. Se questo è a base di più nord che vai diventi più bianco, le persone più giuste, le persone più di morale del mondo non è neanche Germania. Bisogna andare ancora nel nord. Però si vede che non è basato su quello. Si tratta di una classe politica che certo, sono disposti a fare qualsiasi cosa, pure di fabbricare le bugie, per dire che quello che hanno stabilito è scientifica. Ma che scientifica stiamo parlando? Cioè, è una cosa che penso che anche le persone dell'Europa, almeno quelli che sono disposti a ragionare, devono riflettere, a chiedersi fino dove vogliamo continuare in questa falsità dell'identità che l'abbiamo creato. Perché c'è un altro pericolo. Per fare la razza pura bisogna massacrare milioni e milioni di persone. Voglio ripeterlo. Per fare una razza bianca bisogna staminare tante popolazioni, anche in Europa. Le persone pericolose in Europa sono disposte a fare questo. Però gli europei, voi siete disposti a morire perché qualcuno pensa di sapere cosa è vera persona? Perché poi quando è finito questo, rimarrà qualche milione di persone in Europa, bisogna stabilire tutto il resto del mondo. Perché qualcuno pensa di capire cosa è la realtà. Questo è fasullo.
Allora, innanzitutto parlo di scienza, ok? Quindi su questo non si discute. Sappiamo che l'uomo si è formato in Africa, per cui tutti, anche quelli rosa maialino come me, ne abbiamo nel nostro DNA le tracce dei nostri antichi avi neri. Perfetto. Allora, qualche anno fa, un certo Watson, che era uno scienziato, anche premio Nobel per la genetica, famoso per il suo caratteraccio, ma apprezzato, come dire, apprezzato docente, apprezzato scienziato a livello internazionale, per cui teneva lezioni nelle principali università del mondo. E quando fu insignito del premio Nobel, mise su internet il proprio DNA in modo che gli studenti di genetica potessero, come dire, studiare e vedere come è fatto il DNA di un genio. Poi si è lasciato andare con un paio di affermazioni tremende. Una volta disse che i neri sono meno intelligenti dei bianchi, e poi ne disse un'altra che le mamme, che quando si scoprirà che la mamma porta in grembo un figlio o una figlia omosessuale, farebbe bene ad abortire. Allora, questa è la prima affermazione, creò un putiferio enorme, tant'è vero che lì annullarono i vari appuntamenti universitari un po' in giro per il mondo e lì finì. Poi intervistarono qualcuno, tipo Vitale di Montalcini, che disse ovviamente che è una cosa che non sta né cielo in terra, che i neri hanno un cervello come il nostro, addirittura a volte anche migliore, per cui, e poi oltre al resto è stato scoperto che tra le persone con quoziente intellettivo più hai maggiore sono dei neri, chiusa parentesi. Cos'era successo? Era successo che gli studenti hanno fatto la ricerca, le ricerche sul suo DNA. E cosa hanno scoperto? Adesso non mi ricordo bene le percentuali, per cui vado così un po' a caso, però se mediamente il bianco medio, tipo me, abbiamo nel DNA ancora una presenza pari al 10-12% di elementi dei nostri avi africani neri, Watson ne aveva 4 volte di più, e quindi significa che aveva un bisnonno nero. Ecco, questa cosa ovviamente ha fatto ridere mezzo mondo, eccetera, eccetera. Lui è rimasto nel suo angolo triste a piangere su se stesso, sulla propria negritudine, evidentemente. Però questo la dice lunga. Primo, non esiste la razza bianca. Non esiste nessuna razza, ok? Cominciò già Einstein quando andò in America, scappando da Hitler, dalla Germania nazista, e c'era un mondo da compilare, tra le varie voci c'era razza, e lui scrisse umana, semplicemente, perché già allora sapeva, essendo lui un grande scienziato e illuminato, che la razza umana è una, punto basta, oggi come oggi. In passato, nell'antichità, nella preistoria probabilmente ci si sono formate altre tipologie di umanoidi, diciamo. Quindi la razza umana è una, punto basta. Le differenze sono esattamente come può esserci tra una mela, una Granny Smith che è verdastra, una mela gialla, una golden, una rossa, eccetera, eccetera. Quindi parlando di razza pura, quella sì che è un'invenzione. Non esiste la razza pura. Dopodiché uno può dire, non so, una donna può dire mi piacciono di più, che ne so, i biondini con gli occhi azzurri, piuttosto che invece chi ha la pelle ambrata, oppure, che ne so, gli africani perché hanno la pelle marroncina. Però questa è una questione di gusto, no? Come preferisce il riso piuttosto che gli spaghetti, o la musica classica piuttosto che il rock. Ecco, questo non c'entra nulla con il razzismo, sono le preferenze personali. Ma la razza umana è una, punto. E questo non lo dico io, che non sono nessuno, lo dice la scienza, ormai da tempo, lo dice Luca Cavalli Sforza, premio Nobel internazionale, collaborato con le più grandi università del mondo, eccetera, eccetera. Quindi su questo non si piove, poi ognuno dica quello che vuole, anche perché il problema che dicevo prima, no, che molti studiosi all'epoca del razzismo scientifico erano arrivati fino a stabilire, ipotizzare più di 200 razze, perché se dobbiamo stabilire chi è marrone e chi non è marrone tra me e te è facile, perché tu c'hai la pelle marrone, io ce l'ho rosa maiale, ok? Perfetto. Ma quando arriviamo in situazioni intermedie è difficile tirare delle righe, proprio perché queste divisioni non esistono. Ma
questo non a livello solo visivo, di colore di pelle o di capelli, proprio a livello di DNA, di struttura genetica, non esiste, questo non lo dico io. Allora, un paio di anni fa ho realizzato un documentario con la quale ho vinto un premio al Festival di Cinema Africano di Verona. Io sono convinto di quello che ho fatto e tuttora. Il fatto che non si può definire una persona a base di solo carattere visibile, uno. Poi, il colore delle persone africane, maggior parte, se vogliamo dire, africane del sud, soprattutto del sud dell'Egitto, non sono colore nera. Guarda, un paio di giorni fa sono andato a prendere mio figlio a scuola. Mio figlio ha 6 anni. Mio figlio, ovviamente, parlando dei suoi colleghi di classe, mi dice, ah, mio, ovviamente, ha detto il suo nome, che non voglio dire, ah, quello di colore rosa. E poi l'ho chiesto, poi ha detto, è un altro suo amico, no, quello di colore marrone, come me, ha detto. Cioè, vuol dire che loro, non, fino adesso, non si definiscono come bianche o nera. Però quando crescono, attraverso l'educazione, verranno fossati nella loro testa che il colore che vedete non è quello che è un'altra cosa. Cioè, stiamo parlando di una cosa veramente delicata. Vi faccio un esempio. In Germania, fino a 1930, 35, 34, le persone erano tranquilli, nel senso che tutti si vedevano come tutti, come bambini, vogliamo dire così, come mio figlio, che ha visto il suo compagno di classe di avere colore marrone o colore rosa. Però dopo 1940-45, voi avete capito cosa è successo, no? Questi colori non erano più validi, erano semplicemente ebrei da staminire. Poi avete capito quanti sono staminiti, no? Quindi il concetto del razzismo non è basato sulla realtà. È una cosa che hanno inventato e l'hanno forzato alle persone che devono per forza accettarlo. Questa situazione ha condizionato anche i neri, nel senso che oggi come oggi gli stessi neri, gli stessi africani, comunque afrodiscendenti, parlano di neri, come se fossero una categoria a parte. In realtà tu mi insegni, essendo proprio africano, senza andare tanto lontano, rimanendo in Nigeria, il tuo paese, ci sono, come dire, popoli e culture molto diverse tra loro. E da noi, invece, noi bianchi, noi occidentali, è arrivata questa idea. I neri sono così, nel bene o nel male. Quindi, come dire, e mettere insieme delle persone che in comune hanno solo un po' di melanina. No, sarebbe come dire che le cipolle, le ciliegie, le fragole, i pomodori, i peperoni rossi sono tutti frutti rossi, semplicemente perché sono accomunati dal colore. In questa trappola ci cascano spesso gli stessi africani. Talmente l'idea delle blocco black, diciamo così, ha condizionato le menti sia dei bianchi ma anche dei neri, per cui bisognerebbe uscire anche da questa cosa, da questa visione, proprio perché, come dire, allora, per esempio, nel mio lavoro, io lavoro, lo sai, nel campo dei cosmetici, ecco, a volte, frequentemente, mi viene chiesto ma che colore devo usare per una persona di fondotinta per una donna africana, e allora gli dico, scusa, che colore devi usare per una donna europea? E dipende da dove è nata. Dico, va bene, allora per una donna italiana. E dipende, perché alcuni sono più rosa, alcuni sono più così. Perché è la stessa cosa. Sei tu che non riesci a vedere, cosa grave per il mestiere che ti sei scelta, le differenze di sfumature. Ci sono quelli più chiari, quelli più scuri, quelli più giallini, quelli più dorati, quelli più grigiastri, quelli neri, quasi bluastri. Sono mille sfumature. Ci sono dei, tra virgolette, bianchi che sono più scuri di certi neri, per esempio. Poi, tornando al discorso di prima, in America proprio questa cosa non ha senso, perché ormai le mescolanze, voglio dire, anche i belloni, prendi, non so, Naomi Campbell, piuttosto che, come si chiama, Bradford Tyson, entrambi sono figli di giamaicani, quindi di origine africana, e tra l'una c'è la nonna cinese, l'altro c'è, non mi pare
anche lui è vietnamita. Cioè, questi nuovi americani sono il frutto di mille contaminazioni genetiche, spesso, e quindi anche lì, volendo, ammesso che sia giusto farlo, tracciare una linea di demarcazione, catalogare in categorie, è la cosa più assurda e più inconsistente che si possa fare. Grazie. E poi parlando di queste categorie, cioè, la cosa è anche molto chiaro capire che è falso, perché chi ha fatto queste categorie non è che come giustificano, come osano a giustificare che vogliono categorizzare, vogliono poter capire questa differenza. Non è vero, perché se è quello che volevano, avrebbero usato le parole giuste. Cosa vuol dire? Come mio figlio. Che ho visto due persone di colore marrone. Mettiamo il colore vero, marrone. Però si vede che usando marrone non dà l'effetto negativo, quindi non c'è bisogno di usarlo perché il motivo perché la classificazione è stata fatta è per dire che essere africano è negativa, essere africano è male. Essere africano è sbagliato. Essere africano è un oggetto da sfruttare. Questo è il motivo perché è stato chiamato nero. Certo, è una giustificazione, certo. Sì. Quindi non è perché volevano identificarlo. Riferivo al documentario che avevo fatto. Io l'avevo detto in quel documentario che per definire una persona, per capire chi è una persona? Bisogna capire innanzitutto la sua cultura. Perché una persona e una mele non è la stessa cosa. Anche se in una mele ci sono anche dentro tante caratteristiche, no? Quindi tu non puoi dire gli africani, senegalesi, nigeriani, congolesi, tu metti tutti assieme come se fossi, abbiamo lo stesso papà, stesso mamà. Non è vero. Riallacciandomi a quello che tu dicevi della diversità africana, riporto sempre la scienza, più o meno le cose sono andate così. Perché noi bianchi, vediamo gli africani marroni o neri, come preferisci, punto e basta, in realtà in Africa ci sono molte più differenze. Per cui tra te, che sei nigeriano e un senegalese piuttosto che un ruandese, c'è molta più diversità genetica. Rispetto a un finlandese e un africano qualsiasi, rispetto a me e a te, per esempio. Dice, ma come, tu sei bianco, rosa, sbiadito, quell'altro arriva dall'Africa, ha i capelli ricci, scuri, la pelle marrone. Dice, sì, è vero, però tra lui, cioè tra te in questo caso, e un altro africano, può esserci molto più varietà genetica. Perché? Perché l'uomo si è formato in Africa, all'interno dell'Africa si sono formate una serie di varietà genetiche. Una piccola parte, solo una piccola parte, è uscita dall'Africa e ha formato il resto del mondo. Per cui il resto del mondo, Africa a parte, è composto da varietà genetiche inferiori. Questo non lo dico io, ma lo dice Luca Cavalli Sforza. Per cui il problema l'abbiamo creato noi, catalogando sotto la voce neri persone che non c'entrano assolutamente niente, sia dal punto di vista culturale che genetico, non c'entrano niente gli uni con gli altri. Ecco. Queste sono cose che bisognerebbe far sapere e fanno, come dire, dovrebbero far riflettere un pochino. Noi abbiamo avuto neri in Italia, tipo Alessandro De Medici, senza andare tanto lontani, o lo scrittore Dumas, per esempio, famosissimo, era nero, ce ne sarebbero altri, Pushkin, eccetera, eccetera, per cui insomma non era così, non erano così dei marziani, diciamo. Poi, molte cose, per esempio, noi dobbiamo ringraziare i per esempio, se le nostre città, le nostre case sono state illuminate con le lampadine, prima dei LED, diciamo così, lo dobbiamo a un certo Lewis, non ricordo più il cognome, americano nero, che ha migliorato la lampadina di Edison, che in realtà l'ha inventata lui, l'ha inventata Edison, ma che durava poche ore perché i filamenti si bruciavano. Ecco, lui ha sostituito i filamenti, mi pare, con dei filamenti di carbonio, non ricordo bene, e ha creato la lampadina. Ma l'elenco potrebbe essere lunghissimo, che ne so, il primo bypass coronare che è stato fatto da un nero, per non parlare
di macchine anche moderne. C'è questo mezzo beninese, mezzo senegalese che ha inventato questa macchina per la microchirurgia del ginocchio, ed è stata adottata dalle medicine, diciamo così, dagli istituti di medicina internazionali, brevettato ovviamente, adesso non voglio dilungarmi. E comunque in questo periodo faremmo bene a imparare qualche cosa dagli africani, per esempio dai ruandesi, visto che siamo in un momento di queste due guerre terribili, Israele-Palestina e Russia-Ucraina, perché dopo il genocidio del 94, di cui forse non molti si ricordano, che è stato uno dei genocidi più esecrabili e più violenti della storia umana, tra i Tutsi e gli Hutu, due popoli che principali, in Ruanda ci sono tre popoli, Tua, che sono i Pimè, poi i Tutsi e gli Hutu, che loro hanno risolto come? Con la pacificazione, cioè decidendo, annullando, togliendo dai documenti la voce razza che avevano imposto i belgi e soprattutto considerandosi ruandesi, sopportando anche, io ho sentito delle relazioni di persone ancora oggi vive, ricordo questa signora che mi ha fatto venire i brividi, dicendo, ha raccontato, io quando esco di casa mi capita frequentemente di incontrare qualcuno che ha ucciso mio fratello, o ucciso mio padre, o ucciso mio zio, e io avrei voglia di andare in casa a prendere un coltello e infilarglielo nella pancia, invece non lo faccio e gli dico buongiorno, come sta? Perché è l'unica soluzione per uscire da questa. Da questo dramma, da questo conflitto. Ecco, magari se qualcuno dei grandi capi russi piuttosto che israeliani la pensasse allo stesso modo, forse le cose potrebbero essere risolte in modo più pacifico. Cioè, quello che succede tra Israele e Palestina è una cosa interessante da vedere. Cioè, interessante da vedere nel senso, c'è un grande dramma che succede lì. Però le persone non la vedono, le persone che stanno morendo. Questa è la difficoltà. Le persone vedono l'ideologia. L'ideologia che non è vero. Però è quello che è morto ieri, non la vedono, che c'è sangue di una persona, c'è un bambino, c'è una donna, c'è un uomo che è morto. Nessuno ne frega. Sta solamente perché c'è questa falsità che è creato, quindi le persone stanno difendendo quelle idee, lasciando le persone morire, che uno ha diritto di difendersi. Cioè, quando gli americani dicono che hanno il diritto di difendersi, ma uno deve anche avere il coraggio di chiedersi: difenderti di chi? Da chi? Chi è che ti sta attaccando? Ma se tu hai diritto di difenderti, ma anche l'altro ha diritto di difendersi, la Nazione Unita cosa deve dire adesso? Tutti hanno il diritto di difendersi, giusto? Quindi ognuno va a casa sua, vero? Quindi quello che sto dicendo è che questa falsità, cioè, perché tu hai citato quello del de Ruanda, è molto importante perché tu ti devi cominciare con raccontare la verità. L'Europa, l'euro occidentale non ha ancora raccontato la verità verso l'Africa. Invece sta raccontando tante altre bugie per coprire la sua bugia che è già scoperto. Perché il discorso della bugia funziona così. Tu racconti uno, devi raccontare un altro per giustificare il primo. Poi devi raccontare un altro perché tu fai veramente una piramide che non finisce mai. Anzi, è più facile dire la verità, così tu sbagli solo una volta. Questo vuol dire che tu sei cresciuto. Adesso tu sei un adulto, riconoscendo i tuoi sbagli, così ti fa un'altra pagina. Andiamo avanti. Nessuno è perfetto. L'Europa, ci ripetiamo. Se l'Europa vuole fare veramente l'affare, perché quello che è successo negli ultimi 5-400 anni non è stato affare. Cosa vuol dire affare? L'affare vuol dire io e te, Stefano, io voglio qualcosa da te. Io ti vengo a dire: ah, ciao Stefano, io vedo una cosa che mi piacerebbe che tu hai, tu mi puoi dare, io ti do questo, tu mi dai quello, così noi ci trattiamo. Tu mi dici cosa devo darti per
così tu mi puoi dare qualcosa. Questo è affare. Ma secondo te l'Europa, l'euro occidentale, include ovviamente l'America, Canada, loro riescono a vivere, fare un affare in Africa invece di andare lì a rubare, organizzare i ribelli, dare delle armi? Cioè, fanno veramente... cioè, loro, almeno per quello che tante persone possono vedere, pensano di aver messo la maschera. Però le persone ti vedono mentre tu stai mettendo la maschera e fingere di non essere tu dentro. Cioè, dando le armi per rovesciare una cosa che tu non vuoi, per poi dire che, ah, che la popolazione hanno fatto, questa è la giustificazione per i crisi. Però sappiamo da dove è arrivato le armi, non è che le persone sono scemi, non sono mica scemi. Quindi, come si può fare un affare veramente? Così almeno possiamo tornare dall'inizio del discorso. Come dici tu, come accennavi prima, ovvero l'unica strada è far conoscere le cose, perché allora chi ha in mano, tra virgolette, il potere difficilmente lo smuovi, lo riesci a smuovere solo attraverso una rivoluzione che non è necessariamente cruenta, ma può essere semplicemente una rivoluzione culturale, cioè far conoscere, trovare il modo di far conoscere le cose, mettere tra virgolette l'Occidente, tra virgolette, in ginocchio, in modo che dica, beh sì, scusate, effettivamente le cose sono andate così, sono andate male, sono stati violenti, abbiamo trucidato, abbiamo fatto questo, quest'altro, dopodiché ce ne pentiamo e adesso cerchiamo di fare meglio. Fare meglio significa, come dici tu, stabilire dei rapporti commerciali equi con queste immense risorse dell'Africa. Potremmo fare un discorso lunghissimo raccolto dei ragazzini sul lago Kivu, vicino al lago Kivu, per dire, e mille altri posti, fare un discorso di conoscenza, così tutto può essere utile, dal conoscere un po' la storia, conoscere le grandi invenzioni che noi usiamo. Martin Luther King diceva, ogni volta che usciamo di casa incontriamo più volte cose inventate da neri. Ok, dal semaforo alle porte dell'ascensore, eccetera, eccetera. Ecco, far sapere che i neri non sono quelli che sono stati in Africa a aspettare che arrivassero i bianchi a civilizzarli, ma hanno fatto delle cose, cose che sono utilissime, indispensabili a volte, come l'elettricità, cioè l'illuminazione della nostra società, per dirne una. E soprattutto, come dire... uscire un po' da quest'idea che noi siamo belli, bravi e buoni e che siamo i portatori di democrazia. Abbiamo visto con la guerra con l'Ucraina, gli italiani, fratelli e fratelli, perché sono bianchi come noi, quindi li hanno accolti a braccia aperte i profughi ucraini, mentre gli africani che erano in Ucraina a studiare hanno dovuto fare tutto un percorso come se fossero degli immigrati africani qualsiasi, arrivati col barcone. E poi in realtà gli italiani si sono accorti che questi ucraini, anche se sono bianchi e rosa come loro, culturalmente erano diversi, indipendentemente da quanto possono essere gli africani. E quindi hanno cominciato a scalpitare e molti sono stati messi fuori di casa, diciamo così, perché non erano abbastanza italiani rispetto a come i loro ospiti si aspettavano, insomma. Per cui c'è da riflettere, ma soprattutto scrollarci da addosso i luoghi comuni, le false credenze, come dicevi tu, giudicare la gente semplicemente dalle affinità morfologiche, dal colore della pelle, dalla struttura fisica. Non so come dire, a me è capitato tante volte di avere avuto molti amici africani, alcuni dei quali, per esempio, dotati di una via di intelligenza, anche se magari non sempre di una cultura eccelsa, con le quali abbiamo passato notti intere a parlare dei massimi sistemi. Conosco italiani con i quali non so di cosa parlare per più di 5 minuti. Parli di argomenti, per carità, importanti magari, ma che non sono in grado di sostenere. Quindi sono italiani del nord addirittura, come sono io, quindi devo dire vicinissimi, dovrebbero essere fratelli, uguali, identici, no? Secondo questo criterio. Invece sono molto più lontani da me rispetto ad alcuni amici africani. Cito degli africani, potrei citare persone che provengono da altri paesi, da altre zone del mondo.
parlo di africani perché stiamo parlando di Africa, ovviamente. Quindi probabilmente solo attraverso la diffusione di informazioni che in un certo senso stimolino il bisogno di conoscere la verità, perché la gente si, mediamente si adagia in questa specie di limbo di non conoscenza che ti protegge anche dalle tue responsabilità, anche se non sono tue dirette, dei tuoi avi, di quello che ha fatto la gente come te, insomma, in passato. Penso che l'unica strada sia questa. Il tutto ovviamente condito da tanta onestà e tanta buona volontà. Grazie, grazie mille Stefano. Ovviamente ci sono altri italiani, altri europei come te che sono disposti a dialogo, che vorrebbero che il sistema cambiasse. Perché sì, come diceva Lucky Dube, il musicista sudafricano che ormai adesso è morto, lui diceva che non tutti i bianchi sono i miei nemici, non tutti i neri sono i miei amici. E questo è sempre vero, perché stiamo trattando dell'essere umano e l'essere umano è molto complesso tante volte. Bene, grazie caro. E cosa può essere l'ultima parola da te? Ubuntu. Thank you, grazie caro, grazie, è stato bello. Quello che fai.